Raccogli l'utomassia, questo è il motto del flash mob organizzato dal Comitato Risparmiatori Azzerati dal Salvabanche, davanti alla sede storica di Banca Etruria in Corso Italia ad Arezzo. Il riferimento ovviamente all'amministratore delegato di UbiBanca, il gruppo bancario bergamasco che si è aggiudicato Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti ad un prezzo simbolico di un euro. Deve capire che comunque vada, entra con un euro e lì c'è l'euro simbolico sopra la porta, che entra a far parte di un circuito e di una banca, che è la Banca Etruria, alla quale io ne vado fiero di averne fatto parte, che è una banca del territorio. E lui non può arrivare già dicendo non me ne frega niente di cosa c'era prima, perché lui per noi sarà sempre Banca Etruria, quindi deve stare attento a quello che dice e soprattutto avere rispetto delle persone che comunque vada, sono ancora clienti di quella banca e quantomeno meritano, non dico qualcosa di favorevole, però un attimino un atteggiamento già diverso. Siamo a richiedere che il nuovo acquirente, quindi UBI, si impegni a trovare una soluzione che sia intanto mirata a riallacciare il rapporto tra territorio, banca e risparmiatori, che pensiamo che sia molto importante, anche perché di fatto noi siamo dei risparmiatori UBI azzerati, per cui è comunque un suo onere nei nostri confronti. Inoltre siamo particolarmente perplessi perché sappiamo che UBI ha ricevuto in dote attraverso la vendita, l'acquisto della banca, un fondo legale di 250 milioni che potrebbe essere impiegato in maniera intelligente e proprio mirato a ricucire questo rapporto. E dopo il flash mob i risparmiatori hanno raggiunto il Tribunale di Arezzo, dove si stava svolgendo l'udienza preliminare per false fatturazioni a carico di Fornasari e Bronchi, rispettivamente l'ex presidente e l'ex direttore generale di Banca Etruria. Via via in questo anno sono stati vari interventi del governo e vari emendamenti che hanno allargato la platea dei ristorati, però comunque rimangono fuori 3-4 mila persone che dal loro punto di vista è ancora più ingiusta la situazione, quindi anche un intervento giudiziario potrà essere utile anche in sede d'arbitrato. Chiaramente dei bilanci che risulteranno falsati indurranno a un rimborso automatico per chi potrà accedere all'arbitrato.